Siamo arrivati alla fase di riempimento della botte. L'acqua dovrà rimanere per alcuni giorni. Finito appena in tempo, diciamo che il meteo ci aiuta in questa operazione di riempimento della vasca. Dopo 2 o 3 giorni facciamo uno svuotamento e un secondo riempimento, prima appunto di inserire le piante. Dopo aver svuotato la botte e i 2 cambi d'acqua effettuati nei giorni passati, fodero il fondo della mia botte prima con il tessuto non tessuto e poi con un foglio di plastica. Tanto il tutto poi, anche se la plastica è colorata, non si vedrà. Faccio questo fodero sul fondo per evitare che poi il ghiaietto spezzato che metterò come base della botte eviti di graffiare e rovinare il fondo gommato che abbiamo dato nei giorni scorsi. Per mettere a dimora le piante acquatiche posso utilizzare i classici cestelli per piante acquatiche microforati. Ne esistono nei vivai di diverse dimensioni e forme, quadrati, arene, tondi. In questo caso, per quanto mi riguarda, quelli che ho a disposizione sono troppo grandi e quindi occuperebbero troppo spazio interno della mia botte, e ho deciso di autocostruirne uno io, prendendo un semplice vaso di plastica per piante e effettuando dei fori con la fresa tazza. Per ottenere un effetto estetico migliore, taglio con un paio di forbici il bordino superficiale del mio vaso affinché non si veda la plastica quando sarà immerso nell'acqua. Dopodiché inserisco all'interno del vaso la retina, la zanzariera, per evitare che la terra argillosa esca in eccesso dai fori. Per posizionare poi il cestello all'interno della botte utilizzo questi blocchetti di tufo. Ho scelto il tufo perché è facilmente modellabile e tagliabile, quindi posso ottenere l'altezza desiderata a seconda dell'altezza del mio vaso. Questi verranno messi quindi all'interno della botte e al di sopra verrà posizionato il vasetto con le piante acquatiche marginali. Ecco, iniziamo il riempimento del vasetto. Io ho scelto per la mia botte dell'iris levigata show drift, iris acquatici che possono stare immersi fino a meno 5 cm, e poi dell'equiseto, anche lui con le stesse caratteristiche. La terra che utilizzo è questa terra argillosa, perfetta per le piante acquatiche. Una volta completato l'invasamento, rifilo la retina con un paio di forbici. 2 volte all'anno inserire un paio di pastigliette di osmocote all'interno del vasetto come concime. Basta infilarle appena sotto la superficie. E poi ricoprire con dell'altra argilla. Posiziono il mio blocchetto di tufo nella posizione ideale dove voglio mettere le piante acquatiche. Tolgo i miei fermi. E metto la ninfea pigmea che ho comprato al vivaio Vivai e Bambù di Cremona. È una ninfea nana rosa, ideale per questo tipo di profondità. Allora, il prossimo passo è quello di ricoprire tutto il fondo della botte con il ghiaietto. Io ho scelto un ghiaietto spezzato. Ho rivestito tutto il fondo col ghiaietto e ho messo anche qualche sassolino sulla superficie del vaso della ninfea. Ultimo passaggio prima del riempimento della botte, il posizionamento delle piante acquatiche marginali. Inizia il riempimento della botte, apriamo l'acqua molto lentamente per evitare un'eccessiva sospensione. L'equilibrio della botte sono le piante ossigenanti e il ceratofillo è una delle migliori.
Questo celato filo va preparato in mazzetti e ancorato a dei sassi con del semplice filo da cucito per evitare che venga in superficie. Preparo il sasso con il filo per ancorare il celato filo. Filo ancorati al sasso. Continuo ad arricchire la versione estiva della botte con dei giacinti d'acqua, che sono delle piante galleggianti, anche loro con una buona filtrazione dell'acqua. Per concludere il posizionamento e la messa a dimora delle piante, inseriamo la felce d'acqua o muschio delle fate, che è una pianta galleggiante che ha un'ottima proprietà di equilibratura delle acque. Rende proprio più pulita l'acqua della vasca. Questo tipo di pianta diventerà rossa se esposta ai raggi solari e quando si sarà raggiunto il perfetto equilibrio dei sali minerali e dei nutrienti, tenderà a scomparire naturalmente. Trascorso qualche giorno inserirò i pesci rossi e le lumache d'acqua e la nostra botte sarà terminata. È passata circa una settimana da quando abbiamo messo a dimora le piante che hanno cominciato a condizionare l'acqua. 2 giorni fa ho inserito le limne stagnalis o lumache d'acqua di stagno. Per questa dimensione ne bastano circa 4. Lumaca di stagno. Per concludere, inseriamo 2 pesciolini rossi, semplici carassi, che renderanno l'ecosistema perfetto e mangeranno le larve, soprattutto delle zanzare. Quando tocchiamo i pesci, ricordiamo di avere le mani sempre ben bagnate per non rovinarli. Ragazzi, lascio in descrizione tutti i link utili per il materiale per l'autocostruzione del Barrel Pond. Se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi alla pagina Simon e Ombretta se volete seguire tutti gli aggiornamenti.